Ciao a tutti da Carla su Divertirsi in Cucina. Oggi prepariamo insieme una deliziosa crostata con la crema di castagne. Credo che già la stavate aspettando perché qualche giorno fa vi ho lasciato appunto la ricetta della crema di castagne. Se non l'avete visto, cliccate qui sopra sulla i oppure vi lascio il link sotto nell'info box. Per preparare la crostata userò la ricetta della mia pasta frolla senza burro, che è semplice e veloce. Già ho registrato il video, scusate, un colpo di tosse. Già ho registrato il video, anche in questo caso vi lascio qui sopra e sotto vi lascio il link per accedere alla ricetta. Quindi non ve la faccio vedere in maniera dettagliata, ma molto velocemente perché già ho fatto il video. Allora, innanzitutto ho messo all'interno di una ciotola 2 uova. E aggiungo 100 g di zucchero e mescolo con una frusta. Ho aggiunto anche 100 ml d'olio. Per i dolci io utilizzo l'olio di semi di girasole, me lo chiedete sempre, però in questo caso mi era terminato, quindi ho aggiunto l'olio extravergine d'oliva. Poi aggiungete mezza bustina di lievito per dolci e 3,350 di farina. La farina dipende anche dalla grandezza delle uova che utilizzate, comunque siamo sui 3,350. Allora iniziate con la frusta, poi proseguite con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Comunque non aggiungete tanta farina perché l'impasto deve risultare morbido, morbido ma non appiccicoso. Comunque dovete riuscire a lavorarlo. Io in questo caso ho aggiunto 350 g di farina, credo che siano proprio sufficienti. Se preferite potete anche spostarvi su un piano se nella ciotola siete scomodi. Allora, la frolla non deve riposare perché appunto c'è il lievito. Allora, adesso togliete un pezzettino che vi servirà per fare le strisce e il resto lo posizionate su un foglio di carta da forno e lo stendete con il mattarello della misura della teglia che andrete ad utilizzare. Ecco la frolla stesa e adesso vado a versare la mia crema di castagne. Comunque, se non avete la crema di castagne, potete utilizzare anche un altro tipo di crema. Livelliamo bene. Potete utilizzare anche questa pasta frolla per preparare dei biscotti. È veramente, veramente deliziosa perché è una pasta frolla leggera. I biscotti sono buonissimi e potete conservarli per diversi giorni. Adesso con la frolla restante preparo le strisce per decorare la crostata. Ecco la crostata pronta per essere infornata. Se non volete fare le strisce potete anche fare delle briciole sopra in modo da creare una sbriciolata, diciamo. E allora, forno caldo, statico, 180 gradi, tempi di cottura ve li dico dopo. La crostata è pronta, scusate se sentite dei rumori, ma è il bimbi che sta cucinando. Eccola qui. Una crostata veramente deliziosa, una crostata diversa dal solito. È stata in forno 30 minuti. Mi raccomando, se provate a farla, fatemi sapere. Se vi fa piacere, inviateci le vostre foto. Ciao a tutti e alla prossima video ricetta.